Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video con Vimi su Minecraft. Ed eccoci di nuovo nel mondo sbello e alla costruzione del mio grande castello, che per ora è solo, diciamo, lo scheletro di quello che sarà. Ecco, ed ecco come si è evoluta la base del castello. Immaginate tutto ciò che sarà altissimo, purissimo, elevissimo, sicuramente più alto di quella montagnola lì. Poi una cosa che ho pensato, immaginato, è che il castello avrà sicuramente le sue mura, che probabilmente potrebbero, forse mi sa che la stazioncina la dovrò spostare, a meno che non voglio fare una cosa tipo così, semplicemente circondare il castello. Però credo che sia giusto che faccia tipo una cosa, le mura che faccio fin là, fa così, poi magari va di lì, magari si incastonano nella montagna, magari le incastono un po' nella montagna e più o meno. Sì, l'ho fatta apposta solo per poter guardare dall'alto come veniva il lavoro. Salve, abbiamo degli ospiti. Guardate un po', due village zombie che gemono tantissimo, e non vi dico la fatica di farli entrare nella barca senza subire danni. Questi due, completamente a caso, giuro, proprio completamente a caso, sono apparsi qui di notte. E nel vederli mi sono detta: li faccio fuori o prendo l'occasione per avere due village zombie qui, così precisi precisi, che mi semplificano la vita di andare a prendere i loro simili giù nelle grotte. Ne avevo trovati, sì, ma non li ho presi perché capite che non è semplice con la barca andare laggiù e portarli su. Invece questi due, a quanto pare, hanno deciso di farsi una gitterella da queste parti. E ovviamente con tanta fatica, tanta pazienza e tante botte sono riuscita a farli entrare qui dentro, e per ora stanno qua sotto, riparati dal sole. Per i due nuovi arrivati. Allora, collare blu. Il primo si chiamerà Snoopy. Nana. Snoopy e Nana. Allora, Snoopy, a te. E Nana, a te. Snoopy, Nana e Bubi. E Bubi, benvenuti nel club dei pappagalli e dei cagnolini. Aspettate solo che porta qua i gatti e sarà strapieno di animali qui dentro. Allora, potrei anche dare dei nomi ai due zombacci là fuori. Allora, il primo lo chiamiamo Gianberto. No, mi serve una nuova incudine. Che bello!
c'è dell'altro? Forse di sotto. Di sotto devo averne messo. Di ferro. Sì, sì. Sotto, sotto. Serve del ferro. Ok, grazie. No. Ma pensa un po'. Mi si è rotto proprio mentre facevo un'altra roba. Devo fare i blocchi. Tre blocchi. E qui sono solo uno. È così. Ormai di carbone ne ho preso. Ma come che era? Così? Ecco, così. Ah, meno male di ferro ne ho. Basta che devo star là. Basta andare alla farm di ferro e starci almeno per un bel po' per avere il ferro. Allora, chi manca? L'altro. Lo chiamiamo Roberto. Gianberto è lui. E tu che sei molto brontolone, eh? Roberto. Gianberto e Roberto. Sono dei simpaticoni, dai. Però solo che non despawnino. Non dovrebbero, giusto? Bene, adesso direi che posso dedicare il mio tempo a dormire. No, in realtà volevo fare il castello. Ma se fosse anche così, non è che starebbe proprio male, eh. E se facessi un portone grande così? Ho capito come fare un portone grande così. Volete sapere come? Per farlo servono due porte. Due porte e le botole. Ne ho fatte tantissime per l'evenienza. Ora vi mostro come fare un grande portone. Secondo me così potrebbe anche stare. L'unica cosa... No. No, così in basso. No. Fai questo. Fai così. Faccio prima le scale. Aspetta. Dormiamo. Di nuovo. E dai! Ah! Ho fatto. Allora, dicevo, l'unica cosa però voglio che sia almeno un pochino più in alto. Allora, facciamo prima di tutto se ci mettiamo questa però così copro la finestra. Dove fanno cose? Vediamo un po'. Voglio coprire la finestra qua. Ma perché? Ah no, per... Scema, non sarà lì.
tarata. Se la porta lì, la finestra sarà lì. Ah. Sono proprio un caso disperso, Mi colpisco da sola e svengo. Oh. Che qua. E puoi metterci le cose così. Ok. Come scala non mi dispiace. Questa è la mia attenzione che è zero. Secondo me ci sta. Non sta male. No, no. Ora facciamo una bella cosa. Oddio. Come è entrata? Potevo usare gli slab questi qua? Sì. Sì. Ok. Mannaggia. Casino. Ok. Qui sarà la finestra. Proprio qua la finestra. Quindi qui posso benissimo mettere gli slab. Non so quanti ne servono. Aspetta. Alta così. Tanto. Uno, due. Uno, due. Uno, due, uno. Qui ci metto ok, e ora vi faccio vedere la porta come posso farla. Metto le porte così e poi con le botole. Sicuramente non saranno perfette, ma posso al contrario. Genio. E così posso, come dicevo, fare questo. Farlo così. Le botole le posso mettere. Le botole le posso mettere sopra alla porta. E guardate un po'. Un bel portone grande. Certo, poi entro semplicemente dalle due porte che sono lì. Ma a differenza dell'altra volta, così sembra più un portone. Ecco. Perfetto. Si è fatto un po' così. Per poter fare così,
così. Che una cosa del genere, ah, è così. Ora mi faccio male. Che cavolo che non ci sono. Immaginate se c'erano, se ci sono gli slab. Aspetta, forse riesco a dargli un tocco, qua. Vuoi vedere una cosa? Può essere un'idea. Anzi, no, 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 no. Mantieni il... devo farlo... che devo farlo così, però ancora è strano forte, ma non dispiace, non dispiace. Vediamo un'altra parte. Così. Oppure alternato. Oppure fa una cosa un po' alternata. Uno è così. Qui ci ho una botola. Così sembra un portone, no? Voi che ne pensate? Scrivetemelo sotto nei commenti e vi lascerò un cuoricino alla vostra opinione. Bene, ora dovrei divertirmi a fare un po' di cambio di texture, almeno sul davanti. Anzi, devo anche fare le nuove finestre. Mi dovrò divertire a sostituire poi tutta la cobble con i mattoni di pietra. Sarà un bel lavoro, eh? Arriviamo. Alte. Altissime. Purissime. No! Anche qua, sì.
Iniziamo a pensare. Così. No, non adesso. Prima pensa a mettere tutta tutti i mattoni. Dopo penserò ad abbellire o mettere particolari. Due, tre. Qui c'è da togliere tutto. Qui si toglie. E anche questo. Bello come è venuto fuori qua. Però dovrei farlo anche qui. Uno. Sì, ho fin lì. No. Ok. Sono a un punto, un accidenti. Quando tutto è tranquillo, arriva il signor mercante. Scusi lei, non ha notato che il castello è in costruzione? Scusi? Ehi? Ai! Oh! Non ha visto che... Scusa?
Non ha visto che il castello è in costruzione? A chi vuole vendere la sua roba? Ai due villici zombie laggiù? Cos'hai di bello oggi? Blocco di muschio. Posso farmelo da sola. Arancione. Orchidea blu. Fiordaliso. Tulipano rosa. Il Porzol. Scusi, è in costruzione. Vuole che le cada in testa una tegola per caso? Non lo so. Faccia lei. Ma pensate, questi mercanti che vengono qui in cerca di una tegola che gli cada in testa. Qua ci sono i lavori in corso. I civili non dovrebbero passare per nulla dove si sta costruendo, giusto? Ecco. Oh, qui è diventato di uno. No. E perché? Ho sbagliato qualcosa qui. Certo, qua è uno e due. Vediamo un po'. Uno, due, sì. Ah. Oh. Ha sbagliato di qui. Mannaggia, io le mie... Qua sarebbero uno, due, cioè uno, uno, due, uno. 1, 2 e qua che fa così. Lo vedi che sbaglio come niente? Sbaglio come niente. Uffa, che non riesco a fare una cosa come si deve senza dovermi arrabbiare con me stessa. Ok, allora qua ci sarà la finestra, quindi lì ha sbagliato. Ok, quindi anche questa si è sbagliata. Devo sistemare anche la torre. Non è più la misura di prima.
fatto il mezzo. C'è ancora il mezzo, vero? C'è ancora il mezzo. Non vorrei. Questa è la cosa più importante, devi rimanere. Il cuore. Ok, ok. Questa è la cosa che è fondamentale, che deve rimanere. Il centro. Perché questo è il cuore del castello. Anche se in realtà sarà più in là. Dettagli. Ci sono? Più o meno. Ah, vero! Prima devo rendere gli amici! È vero! Non è così. Ogni tanto sono tipo Ash quando dimentica le cose le regole base di Pokémon. Ti domerò! Stai certo! Adesso ti domo! Ah, vero! Ecco perché non, forse sarà sparito l'altro. Non avevo neanche domato quello. Coraggio! Diventiamo amici! Ecco! E anche te! No? Ti convinco con del grano. Dai, siamo amici. Ah, ecco. Tieni, uno e uno, due. Vedi? Sono bianchi. Loro sono beige. Perfezione. E ora ve ne andate cortesemente. Loro non salgono. Ok, adesso mi serve che voi due. Ah, uno già. Ah. Ecco. Guardate una cosa bella dei lama. Ne tiri uno e li tiri tutti. Na 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 na, il trenino dei lama. Ciu-ciu. Questa è una cosa fantastica dei lama. Ti seguono tutti. Peccato che quello marrone non ci sia più. Però così sarebbero giusti. Così sarebbero giusti. Doveva anche andare bene così. Cosa? Ecco. E poi qui devo fare in dentro due. Bene, devo fare la stessa cosa di qua. Sto finendo tutto. Che bello. Tanto te ne serviranno. A quinta rate. Allora, vediamo un po'. Qui. Se guardo di là. Vediamo se. Allora. Qua c'è l'apertura. Quindi lì ci deve essere l'apertura. E quindi fai così.
apri qua. No. No, è qui che devo aprire. E ci sta. E allora qui iniziano le finestre. Crolla. A dritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono giusti? Lo vedremo. Qua ci deve essere quella colonna lì. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ok. Arrivaci lì. Forse era meglio. Mi viene proprio istintivamente dire au ogni volta che il mio personaggio ha dolore. Forse sono l'unica che le viene di istinto. Qui devo andare in dentro. Così. Fare una cosa così, leva questa, lì devo fare così. E qua c'è la porticina. Deve esserci una porta. Quindi leva tutta questa roba. Spero che avrei il portone grande e poi le porticine un po' piccole. Ci sta, con le torri non ci sono le porte gigantesche, credo. A meno che non sia il castello di Cenerentola, non credo che... Sì, lo sarà per le finestre forse, ma non per le porticine che portano alle torri, credo. Poi dipende cosa mi verrà in mente. Dipende tutto da cosa mi viene in mente e che posso fare. E in Minecraft almeno
nella vaniglia puoi fare tantissime cose fantastiche. Ebbene, prima che il video diventi stra mega lungo e dovrò divertirmi un mondo per editare tutto, direi che per il momento mi fermerò qui. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Oh no, c'è già un creeper laggiù. Non mi rovinare il castello, capito? Se vi va, fatemi sapere sotto nei commenti la vostra opinione. Se ci sono consigli, li ascolto molto volentieri. Scusate se la mia voce non è sempre il massimo, è così orribile che neppure a me piace troppo. Lasciate un bel pollice in su ed iscrivetevi per aiutarmi a crescere. E noi ci rivediamo alla prossima, sempre con Vimi. Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao.